respiro è fondamentale nello yoga. Infatti, come abbiamo visto in una precedente, in un incontro precedente, c'è una relazione fra la mente e il corpo che è proprio sintetizzata nel respiro. Il corpo respira, il corpo ha bisogno di respirare per sopravvivere, mentre la mente deve osservare. Quindi c'è una divisione dei compiti. Il corpo respira per necessità, la mente osserva. Tuttavia, la mente è quella che decide il movimento. Per cui la combinazione fra movimento e respiro implica l'accordo fra le esigenze del corpo e le decisioni della mente. Quindi mettere insieme il respiro, combinare il respiro e il movimento significa avere l'unità del corpo, quindi l'unità dell'insieme, corpo, mente, e realizzare quello che è il fondamento principale dello yoga, che questo significa unione. Ora, la maggior parte delle scuole tende, quasi tutte in pratica, tendono a vedere il respiro in funzione del movimento, dell'azione, della postura. Quindi il respiro aiuta la postura, è in funzione. Qui invece un po' il discorso si ribalta, nel senso che è la postura, l'azione, l'atto, il gesto che aiuta il respiro, perché ne favorisce la diffusione, l'espansione. Così noi abbiamo questa divisione dei compiti. Appena il corpo decide di respirare, di inspirare, parte il movimento, ovvero la mente decide di eseguire il movimento. Quindi l'unione fra queste due cose porta a un miglioramento del respiro, una migliore diffusione del respiro, e simultaneamente i muscoli si sciolgono, perché il respiro favorisce questa elasticità muscolare. Ora, è chiaro che quando si parla di posizione yoga si deve intendere tutto questo proprio come le varie posizioni rappresentano la possibilità di aprire dei canali. Così vanno viste. Cioè, se io distendo un braccio in fuori, apro dei canali, il respiro tende a muoversi in quella direzione, così si porta un braccio su in alto e così via. C'è sempre, tutte le posizioni prevedono questa apertura di canali respiratori in tutte le direzioni. I cosiddetti spazi interni, si aprono spazi in tutte le direzioni. E così il respiro diventa il veicolo principale della diffusione del prana. Infatti, dopo asana, che rappresenta la biomeccanica, la fisicità, la postura, noi abbiamo pranayama, che è la gestione del prana, ovvero della energia. E quindi una migliore diffusione del respiro porta conseguentemente a una migliore diffusione del prana. Non si può fare pranayama senza godere di un ottimo respiro. Ora quindi il respiro è la base di tutto, e siccome è il corpo che decide di respirare, il corpo che ha esigenza di respirare, noi possiamo tuttavia inviare il respiro nelle varie parti. Però introduciamo a questo punto il concetto di respiro volontario e respiro involontario. Quello involontario è quello che il corpo fa da sé per necessità, ma una volta che sia partito il respiro involontario, ecco che la mente può decidere di inviare il respiro da una parte o dall'altra, dove vuole, dove preferisce, attivando vari muscoli. Per cui noi abbiamo una espansione
dei muscoli, una distensione dei muscoli. Prima il respiro parte da sé, poi diventa volontario, vale a dire che io mi impegno a mettere in moto dei muscoli inspiratori, i quali favoriranno la espansione del respiro in determinate aree. Quindi, in certe particolari posizioni, soprattutto, questa particolarità diventa urgenza, vale a dire, per esempio, nelle estensioni. Nelle estensioni noi l'estensione è l'inclinazione indietro del busto, quindi quando arretriamo, ci incliniamo, tutto il busto va indietro. Questo si ottiene con un respiro molto energico, per cui parte l'inspiro involontario, poi diventa volontario perché portiamo sul petto, attiviamo i muscoli inspiratori. In questo modo il petto va su, l'addome si allunga e il respiro sale, 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 in maniera sempre più volontaria. Quindi il corpo è soddisfatto perché la sua esigenza è stata soddisfatta. Poi c'è la mente che vuole liberare certe aree e quindi si serve anche del respiro. Ma in questa maniera qui, questa apertura, questa attivazione di altri muscoli permette la diffusione del respiro. Insomma, si crea una specie di circolo virtuoso in cui il movimento diffonde il respiro aiuta il movimento. E così c'è questo connubio, questa unione fra la mente e il corpo che si chiama yoga. Bene, ci sdraiamo sulla schiena. Facciamo tutto quanto è necessario per portare l'attenzione dentro. Sentiamo l'appoggio. Sentiamo l'abbandono crescente in tutto il corpo. Sentiamo il peso del corpo che aumenta ad ogni espirazione. La mente si libera da ogni pensiero. Facciamo ora una profonda espirazione, pieghiamo le gambe, portiamo le piante a terra, distendiamo le braccia davanti a noi, le mani sono unite per il dorso, vanno fra i ginocchi, solleviamo così la testa e il busto, comprimendo con forza l'addome e il torace per espellere tutta l'aria possibile fino all'ultimo soffio. Rafforziamo l'azione prendendoci dall'esterno. Quando siamo senza più un filo d'aria, ci lasciamo andare. Lasciamo scorrere i talloni per distendere le gambe. E appena parte l'inspiro, apriamo le braccia in fuori e le portiamo oltre la testa. Per espirare passiamo dall'alto e ci chiudiamo come prima. Pieghiamo le gambe, le mani fra i ginocchi. Mani che poi prendono le gambe all'esterno.
Facciamo questo ancora tre volte, ciascuno con i suoi tempi, insistendo sulla espirazione. Inspiriamo il minimo, espiriamo il massimo. Le braccia dietro servono solo per diffondere il respiro, non per aumentare la portata. Portiamo i ginocchi al petto e li abbracciamo. Pigiamo un po' la testa, teniamo giù le scapole, la schiena si spalma sul pavimento. Il respiro lo sentiamo nella zona lombare. Diamo tempo al corpo di accettare questi allungamenti, soprattutto lì nella zona lombare. Intanto la testa continua un po' a pigiare. Proviamo a spalmare via via sempre di più la schiena a terra. Riportiamo giù i talloni e lasciamo scorrere. Pieghiamo le gambe, portiamo le piante a terra. Appena parte il prossimo inspiro, andiamo con le braccia su, in alto, e le portiamo oltre la testa. Portiamo il bacino un po' in retroversione, ruotando delicatamente i glutei verso i talloni, così da appiattire la zona lombare. Pigiamo un po' con la testa per tenere la nuca disinarcata. Sentiamo il respiro alto, spontaneamente alto. Poi torniamo, braccia lungo i fianchi, distendiamo le gambe, ora ci giriamo su un fianco e veniamo a sedere a gambe incrociate.
ci sentiamo diritti, la testa va su, spingiamo avanti il sacro, vogliamo la verticalità nella zona lombo sacrale. La testa continua a salire, la spina dorsale si erige. Le spalle sono giù pesanti, così anche le braccia completamente inerti. L'addome sarà tonico per allungamento. Portiamo la mano destra a terra di lato. Manteniamo lo slancio della testa in alto e appena parte il prossimo inspiro ci incliniamo verso destra. La testa punta verso l'alto, quindi la spina dorsale resterà diritta. Il respiro sentiamo che va sul lato sinistro della cintura addominale. Sentiamo la cintura addominale aprirsi orizzontalmente verso sinistra. Il respiro sarà tutto lì, a sinistra. A destra c'è assenza di respiro. Sentiamo il respiro quindi nella parte sinistra della cintura e sentiamo che arriva fin sotto la gabbia toracica, quindi le costole basse si muovono. Alla prossima inspirazione andiamo su con il gomito sinistro di lato, distendiamo il braccio, portiamo la mano sinistra sulla spalla sinistra. Il gomito va un po' verso l'alto, sentiamo il respiro. Dal centro, dalla zona dell'ombelico, sentiamo il respiro andare su. Il fianco sinistro si allunga. Il respiro arriverà un pochino più su rispetto a prima. Alla prossima inspirazione andiamo su con il braccio sinistro disteso in alto e appena parte l'inspiro ci incliniamo verso destra un po' di più. Il braccio sinistro si allungherà in là, magari possiamo poggiarlo sulla tempia destra se è il caso. Il respiro è sempre involontario, sentiamo che parte dal centro, dall'ombelico, va sul lato sinistro, poi attraversa le costole e arriva fino al gomito. Sentiamo la differenza con il lato destro. A sinistra c'è il movimento respiratorio, a destra c'è quasi l'immobilità, eccetto qualche riverbero respiratorio. Poi portiamo sul braccio e torniamo diritti. Registriamo la differenza fra un lato e l'altro. Restiamo diritti, la testa ben slanciata in alto, verticalità nella zona lombosacrale, mano sinistra a terra di lato. E appena parte l'inspiro ci incliniamo verso sinistra, ci incliniamo e non ci pieghiamo. La testa continua ad andare su in alto, la mano scivola lontano. Sentiamo il respiro arrivare
naturalmente nel fianco destro, a sinistra abbiamo chiuso. Quando espiriamo c'è la ritrazione verso il centro, quindi sentiamo il movimento muscolare del respiro a destra, movimento che arriva fino alle costole basse. Alla prossima inspirazione andiamo su con il gomito destro in alto, poi distendiamo il braccio, pieghiamo e portiamo la mano destra sulla spalla destra. Sentiamo il respiro salire un po' più su rispetto a prima. Respiro che resta comunque involontario. Ascoltiamo il corpo che respira. La mente registra quello che fa il corpo. Al prossimo inspiro andiamo su. Il gomito in fuori, distendiamo ancora di più il braccio in alto, poi appena parte l'inspiro andiamo verso sinistra, eventualmente la mano potrà appoggiare sulla tempia sinistra. Tutto il lato destro è allungato e il respiro parte dalla zona dell'ombelico, poi va su, attraversa le costole e va fino al gomito, fino alla mano. Tutto il fianco è allungato. Vogliamo sentire il movimento muscolare del respiro nel fianco destro. A sinistra c'è assenza di respiro, quasi. Registriamo le differenze fra un lato e l'altro. Poi veniamo su. Posizione seduta. Consapevolezza della postura. La testa sempre slanciata in alto. Spingiamo avanti il sacro, così da sentirci diritti con il minimo sforzo. Spalle giù, braccia inerti. Portiamo le braccia in fuori, le mani a terra, di lato, a destra e a sinistra. La testa su in alto. Slanciamo la testa in alto quanto più possiamo. Vogliamo un respiro spontaneamente alto, quindi la testa deve salire, la spina dorsale si erige, la gabbia toracica viene richiamata in alto. E il respiro sale di conseguenza. Alla prossima ispirazione portiamo la mano sinistra a terra davanti e appena parte l'inspiro la mano destra andrà dietro, nei pressi circa del coccige. Andiamo ancora più su con la testa in alto e appena parte l'inspiro ruotiamo tutto il busto verso destra, la testa si volge indietro, movimenti molto lenti, sentendo il respiro che si espande verso il petto destro.
ignoriamo il respiro a sinistra, ce ne arriva poco, noi vogliamo che il respiro apra l'emitorace destro. Respiri calmi, regolari. Ad ogni ispirazione ruotiamo ancora di più, ma soprattutto la testa va in alto. La spina dorsale diventa sempre più una spirale. Poi torniamo, le mani sono sui ginocchi. Sentiamo la differenza fra un lato e l'altro. Portiamo le mani a terra di lato, a destra e a sinistra. Aumentiamo lo slancio in alto per sentire la colonna allungata, muscoli del busto virtualmente inerti, perché devono lavorare solo quelli profondi, scheletrici. Appena parte l'inspiro, la mano destra la portiamo davanti, la mano sinistra dietro, nei pressi del coccige. E appena parte il prossimo inspiro, ruotiamo tutto il busto verso sinistra. Poi la torsione arriva alla testa che continua a salire e lo sguardo va dietro alle nostre spalle. Il petto sinistro si apre, la spalla arretra. Sentiamo il respiro seguire questo percorso che abbiamo aperto. Sentiamo il movimento muscolare a sinistra, lo sentiamo nascere nella cintura addominale e poi sentiamo che va su fino al petto sinistro. A destra arriverà molto poco. Ascoltiamo il respiro senza influenzarlo. Poi torniamo. Posizione seduta. Ora veniamo su e ci mettiamo in Virasana. Talloni uniti, manteniamo sempre lo slancio in alto, le spalle giù. Veniamo in posizione quadrupedica. Le mani sono sotto le spalle. Divarichiamo le ginocchia, piedi uniti. Ora un gomito prenderà l'opposto. La testa poi la portiamo, la fronte la portiamo giù a terra. Avviciniamo ora i glutei ai talloni, tutta la schiena si allunga, i gomiti restano dove stanno, la fronte andrà direttamente a terra. Arretriamo bene i glutei, più indietro possibile, i gomiti restano dove stanno. E i glutei arretrano.
manteniamo i gomiti lì dove stanno e continuiamo ad arretrare con i glutei. Il bacino lo portiamo in anteroversione. Idealmente vorremmo portare il petto sul pavimento. Anche le ascelle si allungheranno. Il respiro sarà tutto sul petto. Nasce nella zona lombare, poi va sul petto che si apre. Poi torniamo su. Virasana. Ci sentiamo diritti. Ora arretriamo il mento. La nuca si disinarca, il petto viene su. Manteniamo il petto alto e portiamo il bacino in una leggera retroversione. I glutei delicatamente ruotano un po' in basso, giusto un po' per ridurre la curva lombare, senza contrarre però l'addome. L'addome sarà tonico per allungamento e per tenuta. La testa va ancora più su, la spina dorsale si erige, il mento arretra ancora. Portiamo il respiro in alto, quindi alla prossima inspirazione il mento arretra ancora di più e noi spingiamo le costole in alto. Quando espiriamo manteniamo il petto alto, aumentiamo giusto un po' di più la retroversione. E così ad ogni inspirazione il petto andrà ancora più su. Quando espiriamo aggiustiamo un po' la retroversione. Manteniamo lo slancio in alto, il respiro sarà alto, toracico. La gabbia toracica sarà ruotata sterno verso l'alto, punto corrispondente fra le scapole verso il basso. E appena parte il prossimo inspiro andiamo con i gomiti in fuori, distendiamo le braccia e le portiamo su. Pieghiamo le braccia e portiamo i pugni chiusi dietro la parte tonda del cranio. La testa spinge un po' contro le mani, i gomiti si aprono. Il respiro è volontario, quindi quando parte lo accompagniamo in alto per elevare ancora di più il petto. Aumentiamo un po' la retroversione quando espiriamo. Facciamo diventare questo respiro piacevole, benché stiamo rinunciando al respiro basso. I gomiti si aprono ancora di più ad ogni ispirazione. Facciamo arrivare il respiro ai confini della gabbia toracica, dove cominciano le spalle. Vogliamo un'idea unitaria del corpo, sentiamo tutto insieme. Poi torniamo. Sentiamo gli effetti, le differenze. Restiamo molto diritti, la testa su. Al prossimo inspiro andiamo con il gomito destro in fuori, distendiamo il braccio parallelo al pavimento, all'altezza della spalla. Ruotiamo il braccio in rotazione interna, quindi la spalla verrà in avanti, la scapola si allontana dalla spina dorsale. Poi la mano la portiamo al centro.
fra le scapole, facendola salire più in alto possibile. Al prossimo inspiro andiamo con il gomito sinistro in fuori, distendiamo il braccio all'altezza della spalla, ruotiamo il palmo verso l'alto e appena parte l'inspiro andiamo con il braccio sinistro su in alto disteso, poi pieghiamo e proviamo ad agganciare le mani dietro la schiena. Ascoltiamo il respiro. La mano che sta sotto tira giù quella che sta sopra. Così quando parte l'inspiro, la mano destra tira giù la sinistra, il gomito andrà ancora un po' più in alto. Sentiamo il respiro spostarsi naturalmente sul fianco sinistro che si allunga. A destra arriverà un respiro meno forte. Raccogliamo informazioni. Il respiro resta involontario. Quindi proviamo a seguirlo nel suo sviluppo. Il respiro parte dal basso, poi va su, per poi aprire tutto il petto. Un'idea unitaria del corpo. Manteniamo lo slancio della testa, le solite prerogative di allungamento. Gomito sinistro in alto. Poi sciogliamo. Sentiamo le differenze, registriamo i cambiamenti, i muscoli che hanno lavorato e il respiro involontario, come è cambiato. Alla prossima ispirazione andiamo con il gomito sinistro in fuori, poi distendiamo il braccio. Portiamo il braccio sinistro in rotazione interna, quindi la spalla viene in avanti, la scapola si allontana dalla spina dorsale e così portiamo la mano sinistra più o meno al centro, fra le scapole, più in alto possibile, senza forzare. Alla prossima ispirazione andiamo con il braccio destro in fuori. Giriamo il palmo verso l'alto e appena parte l'inspiro andiamo con il braccio destro in alto, più disteso possibile. Poi pieghiamo e proviamo ad agganciare le mani dietro la schiena. Arretriamo un po' il mento, la mano che sta giù, la sinistra tira giù la destra. Sentiamo l'allungamento, la testa spinge un po' indietro, la nuca resta disinarcata. Sentiamo il respiro come si muove. Lo sentiamo nascere nella cintura addominale, ma poi sentiamo che segue il tracciato più libero, più aperto, che è a destra. Quindi sentiamo il respiro arrivare fino all'ascella e andare anche oltre, fino al gomito. A sinistra registriamo cosa arriva, tanto il respiro è involontario, è il corpo che fa tutto da sé e noi prendiamo atto. Ci manteniamo diritti, la testa sempre più su, vogliamo comunque un'idea unitaria, completa di tutto il corpo, di ciò che sta lavorando e di ciò che non sta lavorando. Poi sciogliamo. Posizione seduta. Veniamo giù.
torniamo a gambe incrociate. Stiamo diritti. Sentiamo l'equilibrio, spingiamo ancora più avanti il sacro. Portiamo la mano sinistra sul ginocchio destro. Appena parte il prossimo inspiro, andiamo con il gomito destro in fuori, distendiamo il braccio, mano destra dietro la testa. La testa spinge contro la mano. La nuca si disinarca, manteniamo lo slancio della testa in alto e appena parte il prossimo inspiro, la mano sinistra tira sul ginocchio e ruotiamo con il busto verso destra. La testa va molto in alto, proviamo ad aprire tutto l'arco toracico avvicinando le scapole fra di loro. Non forziamo, sentiamo il movimento muscolare del respiro. Sentiamo la spirale che abbiamo creato e quindi il respiro sale su come un vortice. Non forziamo. Sentiamo i muscoli che si arrotolano. Dal basso su fino in alto. Poi torniamo. Mano destra sul ginocchio sinistro, la testa ben slanciata in alto, non perdiamo l'allineamento. E appena parte l'inspiro andiamo con il gomito sinistro in fuori, distendiamo il braccio che portiamo poi in alto. Pieghiamo mano sinistra dietro la testa. La mano destra tira un po' sul ginocchio, il gomito va ancora più in alto e appena parte l'inspiro ruotiamo verso sinistra. Innanzitutto la testa va in alto, poi ruota. Sentiamo il respiro arrivare nel petto sinistro. Per farlo arrivare a destra arretriamo la spalla. Avviciniamo le scapole l'una all'altra. Più la testa ruota, più il respiro arriverà nel petto destro, ma non forziamo, accontentiamoci di quello che succede. Poi torniamo. Ci sdraiamo sulla schiena.